Salve a tutti, oggi vediamo come preparare la bavarese al cioccolato. Come tutte le bavarese, è un dolce al cucchiaio preparato con una base di crema inglese alleggerita con panna semimontata e aromatizzata con ingredienti di vario genere. In questo caso il cioccolato, ma si può prepararla con frutta, vaniglia o paste di nocciola o pistacchio o altro. La bavarese è un dolce dalla struttura morbida e compatta, tale da poter essere tagliata senza che si deformi. Viene servita alla temperatura di 3-4 gradi centigradi, solitamente in coppe e bicchieri, oppure colata in stampi di vario genere che conferiscono varie forme. Inoltre è molto utilizzata per realizzare torte moderne o dolci mignon da banco. Gli ingredienti per realizzare circa 6 porzioni di bavarese al cioccolato sono 300 g di crema inglese preparata con 200 g di latte, 50 g di tuorli e 50 g di zucchero. Per la ricetta potete consultare il video che ho appositamente realizzato. Poi 400 g di panna, 200 g di cioccolato fondente al 70% di cacao, 8 g di gelatina in fogli. E per accompagnare la bavarese potremmo utilizzare dell'altra crema inglese e della panna montata. Una volta realizzata la crema inglese, mettiamo a bagno in acqua fredda la gelatina in modo che possa reidratarsi e tritiamo grossolanamente il cioccolato. Una volta che la gelatina si sarà ammollata, la strizziamo bene e la uniamo alla crema inglese ancora calda. Mescoliamo in modo che si scioglie ed uniamo al composto anche il cioccolato che avremo in precedenza sciolto a microonde. Mescoliamo in modo da amalgamare bene tra di loro tutti gli ingredienti. Per facilitare l'operazione potremmo utilizzare anche una frusta. Trasferiamo adesso il composto in un altro contenitore e attendiamo che arrivi ad una temperatura di circa 35 gradi. Nel frattempo montiamo la panna a lucido, ovvero la montiamo fino a quando raggiunge una consistenza semimontata. Questa è la consistenza giusta che doveva avere la panna. A questo punto possiamo amalgamare la panna al composto di crema inglese e cioccolato. Aggiungiamo un po' per volta e mescoliamo. Continuiamo a incorporare il resto della panna e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo ma comunque areato. Una volta che il composto è pronto, lo possiamo trasferire negli stampi. Come stampi possiamo utilizzare quelli in silicone, che possono essere monoporzione o degli stampi grandi, ma anche degli anelli in acciaio o altro materiale. Oppure possiamo utilizzare semplicemente degli stampi monouso. Per praticità utilizzo un sacchetto da pasticceria, ma si può utilizzare anche tranquillamente un cucchiaio oppure trasferire il composto in una caraffa. Tagliamo l'estremità del sacchetto e riempiamo gli stampi. Scuotiamo lo stampo in modo da eliminare eventuali bolle d'aria, livelliamo bene la superficie ed eliminiamo la bavarese in eccesso. A questo punto la bavarese dovrà solidificare, quindi andrà posta in frigorifero per almeno 4-5 ore. Nel caso degli stampi in silicone invece è necessario porla in congelatore, altrimenti non riusciamo a sformarla. Una volta che la bavarese si sarà ghiacciata potremo estrarla facilmente dallo stampo. La depositiamo direttamente sul piatto di servizio e la lasciamo a temperatura ambiente o in frigorifero fino a quando raggiunge la temperatura di 3-4 gradi, che sarà poi quella di servizio. Quando la bavarese sarà pronta, prima di servirla la completiamo con la salsa d'accompagnamento e con la guarnizione che abbiamo prescelto. In questo caso possiamo mettere la salsa al cioccolato e magari un ciuffetto di panna. Oppure potremmo aggiungere della crema inglese e decorare con della salsa al cioccolato. Quelli che vi ho mostrato sono solo due esempi di presentazione della bavarese al cioccolato, ma ovviamente ci si può sbizzarrire come più si crede, sia per quanto riguarda la salsa d'accompagnamento che per quanto riguarda le guarnizioni. Per sformare invece le bavaresi che abbiamo refrigerato in frigorifero sarà necessario immergere per pochi secondi gli stampi in acqua calda. Vanno poi capovolti sul piatto ed estratti. Possiamo poi decorare la bavarese a piacere aggiungendo le guarnizioni che più preferiamo.
La bavarese al cioccolato è un ottimo dessert di fine pasto, oltre che con la crema inglese e la panna può essere accompagnata anche con dei culi di frutta, magari di lampone, di fragola o di pera, che sono frutti che legano molto bene con il cioccolato. Se questa ricetta vi è piaciuta condividetela e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da Sonia e alla prossima video ricetta.